non abbandonate l'anima vostra alla tentazione, dice lo Spirito Santo, poiché la gioia del cuore è la vita dell'anima, è un tesoro inesauribile di santità, mentre la tristezza è la morte lenta dell'anima e non è utile a nulla. Pace e bene, fratelli e sorelle, a tutti voi. Padre Pio oggi ci raccomanda un altro atteggiamento che dobbiamo avere nella nostra giornata, un sentimento importantissimo per la nostra vita di persone che vivono in rapporto con se stessi e con gli altri, la gioia, la serenità. E quanto è difficile custodire questa gioia. Che cosa ci dice Padre Pio? Che è lo Spirito Santo che ci invita a non abbandonare l'anima nostra alla tentazione. Il male, il peccato è una ferita. E quando uno viene ferito, ecco allora l'organismo reagisce con una sofferenza, con qualche cosa che ci blocca, che ci impedisce di realizzare tante cose che abitualmente noi facciamo. E così è il peccato per l'anima. Il peccato è questa ferita che crea sofferenza, crea difficoltà all'anima. Allora Padre Pio raccomanda, no, di, ecco, come diceva qualche giorno fa, abbiamo ascoltato che, ecco, c'è questo impegno di confessarsi. Quante volte c'è qualche cosa che non va nella nostra vita, nei rapporti con gli altri, anche nell'intimo del nostro cuore, che ci impedisce quella comunione totale con Dio che è la fonte della gioia. E quante volte noi rimandiamo, va bene, poi mi vado a confessare, va bene, poi tanto il Signore mi perdona, tutti questi pensieri ci accompagnano. E però quella tristezza, quella sofferenza diventa quasi un'abitudine, diventa quasi un clima che ci crea così un po' di apatia, un po' di indifferenza, ci crea quello stato d'animo che certamente non fa bene né a noi né a quelle persone che noi incontriamo. E allora proprio questo impegno di vivere nella serenità e nella gioia ci deve spingere nel momento in cui c'è qualche cosa che impedisce la nostra comunione con il Signore a riprendere questo incontro con Lui. Lui è la fonte della nostra gioia e vogliamo abbeverarci, vogliamo bere con abbondanza questa fonte per essere pieni della gioia del Signore. Buona giornata a tutti voi.